L'ebook La governance della sostenibilità, esperienze e sfide in atto, curato da me, dalla dottoressa Maria Cristina Zaccone e dal professor Matteo Petrini, nasce come risultato di un lungo processo di studio e osservazione delle forme della governance della sostenibilità in Italia e all'estero. Risale infatti al 2014 la prima edizione del rapporto dell'osservatorio e poi di anno in anno si è sempre più arricchito con contributi relativi anche all'estero, all'inizio soltanto al Regno Unito, ma poi anche al resto d'Europa. E l'anno scorso è culminato con la quarta edizione dell'Osservatorio e il primo G4S, Governance for Sustainability Forum, un momento di incontro in cui i professionisti della sostenibilità hanno discusso in merito all'efficacia delle forme di governance della sostenibilità. Da questo incontro è nata l'idea di realizzare un ebook, quindi di raccogliere davvero dai professionisti della sostenibilità il loro punto di vista, il loro contributo rispetto a un fenomeno che è sempre più in crescita e che oggi non registra un'unica definizione. Non esiste una forma di governo della sostenibilità che sia valida per ogni azienda. Il riconoscimento di questa mancanza di una formula unica e soprattutto l'evidenza della necessità di capire quali sono i diversi meccanismi e come questi possono influire su una vera integrazione della sostenibilità nell'agenda di governo, ha appunto dato il là a questo ebook, che ha soprattutto poi voluto dare voce ai professionisti, far emergere dal loro punto di vista quali sono le tematiche più importanti e anche poi dare eco attraverso loro a quelli che sono i punti di vista delle persone con cui opera, dei dirigenti di azienda, dei membri dei consigli di amministrazione. Nasce dunque questo ebook che è stato strutturato con una prima parte teorica, dove abbiamo raccolto le evidenze teoriche da studi nazionali e internazionali, proponendo anche un nostro modello di visione della governance e della sostenibilità. E poi due parti a cui hanno contribuito 14 autori, 14 professionisti della sostenibilità. La prima parte di contributi teorici è stata dedicata all'analisi delle forme di governo e soprattutto all'analisi delle forme di stakeholder management, mentre la seconda parte è stata dedicata all'analisi delle competenze di sostenibilità e al modo in cui queste competenze devono essere integrate ai diversi livelli di governo. Questo ebook non pone fine allo studio di questi fenomeni, ma anzi in realtà darà il là alla prossima edizione dell'Osservatorio Governance e la Sostenibilità e al secondo Governance for Sustainability Forum che si terranno nel 2023.